Due coniugi ultra-ottantenni sono stati trovati senza vita questa mattina nella loro abitazione a Rocca Casale, paese di circa 600 abitanti della Valle Peligna. Ad allertare il 112 è stato un conoscente, preoccupato perché cercava di contattarli al telefono ma senza esito. A fare la scoperta sono stati i carabinieri della compagnia di Sulmona, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, che hanno aperto la porta della casa, e ai sanitari del 118. Li conosceva lei, signora? Certo, stanno vicino a noi, però erano gente che non salutavano nessuno, stavano per conto loro e basta, non erano familiari con nessuno, parenti non ce ne sono, c'è solo una nipote che non ci sta nemmeno qua, quindi non la trattavano nemmeno con la nipote, tutti morti. Erano particolari, io li conosco di vista, ultimamente non li ho visti più. Ma non sono stati arrivati con nessuno, socievoli, perché sennò altrimenti ognuno. La Procura della Repubblica di Sulmona ha aperto un'inchiesta sulla morte dei due anziani, anche se sono pochi i dubbi su quanto accaduto almeno 5 giorni fa. La donna malata e allettata da anni era assistita dal marito, che probabilmente è deceduto a seguito di un malore. Lei sarebbe morta di stenti a poche ore di distanza per mancanza delle cure necessarie. Marito e moglie, che non hanno parenti prossimi in paese, sono stati trovati nella camera da letto. L'ultima volta che li ha visti? Parecchio tempo fa. Lui la settimana scorsa l'ho visto, andavano a fare la spesa. Cioè, lo portava un signore e lo portava a fare la spesa. Lui zoppicava, ma lei da tanto che sta allettata non si alzava più. Ma non l'abbiamo visti mai, perché non facevano entrare nessuno a casa. E che vuoi fare? Che vuoi fare? Questa è la vita. Poi quando non c'è nessuno, non sei socievole, noi diciamo col vicinato, non ti tratti col vicinato, e allora sei abbandonato. Lui è napoletano, lei è di qua. Ma non sono stato socievole con nessuno. Da sempre, io sono 61 anni che sto qua, e quindi lei, loro stanno a abitare qua, la mamma stava a abitare più sopra, è stato sempre così.